Arrivò la quarantena e dovettimo rimanere tutti a casa. Alcuni si godevano il sole, mentre altri, dietro la finestra, giocavano a sceriffo. Altri ancora si dedicarono alla lettura. Ma l'italiano non ha paura. Si cominciò a piantare, seminare, produrre saponi per igiene e bucato. Le donne cominciarono a friggere e infornare ottimi dolci. Pane fatto in casa. Fare semplici e gustose ricette italiane. Le più giovani iniziarono ad imparare a fare la pasta fatta in casa. Salutari zuppe di pesce. Lasagne. Si preparavano liquori fatti in casa e si cominciò a fare i vecchi insaccati e conservare. Si cominciò a capire la cosa che da sempre più preziosa abbiamo, il tempo. L'approccio alla natura. E come il Cinci Allegra si cominciò a cantare. Il cinguettio d'amore arrivò lontano. Raggiunse i gabbiani. Si cominciò a volare. Prima da soli. L'uno diviso dall'altro. Poi l'italiano capì che solo uniti si poteva raggiungere l'obiettivo. Si raggruppò in comunità e cominciò a volare alto, sempre più alto. Ed alla fine l'uomo vinse, ripristinando gli equilibri ed i suoi diritti.